Antonio Cristini, lavoro da circa 10 anni nel gruppo di Imaging e Numerical Geophysics del CRS4. E quello che facciamo noi è un lavoro un po' di nicchia, che però risulta essere molto importante per cercare di trovare le risorse del sottosuolo nel modo, diciamo, più preciso possibile, nel modo più veloce possibile, cioè facendo meno trivellazioni possibili. Quello che vorrei presentare sarà un confronto fra diverse piattaforme per il calcolo ad alte prestazioni. E in verità il calcolo ad alte prestazioni è il nostro pane quotidiano, perché le applicazioni che noi facciamo sono tutte applicazioni che adoperano molte risorse di calcolo. L'uso delle nuove tecnologie per le elaborazioni nel calcolo ad alte prestazioni sta diventando molto importante perché è possibile fare queste elaborazioni molto più velocemente, e quindi con un risparmio di tempo e di energia. Di tempo non è una cosa da sottovalutare, perché le elaborazioni dei dati sismici possono durare, duravano neanche tanto tempo fa, sto parlando di quando ho iniziato io 10 anni fa, duravano 3-4 mesi l'elaborazione di un solo dato, e adesso si parla dell'elaborazione della stessa quantità, anzi di dati, se vogliamo, maggiori nel giro di un paio di settimane. Questo vuol dire poter comprare ad esempio una macchina che è molto più piccola rispetto a quella che usa migliaia di CPU che si comprava prima, e questo comporta un minor costo per la gestione, significa usare soprattutto meno risorse energetiche per far funzionare questa macchina, oppure per sfreddare questa macchina. Un grandissimo problema per le grandi macchine per il calcolo ad alte prestazioni, riguarda cercare di mantenere il computer a una temperatura costante. E allora, se si hanno computer più piccoli, questo lavoro diventa molto più semplice,